Recording is on. Fico. Dai. Ok. Allora, questo l'abbiamo salvato. Andiamo a prendere una funzione. Dove sto io qua? Aspettate. Adesso condivido il mio schermo. Questo è 2021-2022 e la lezione è 22-2022-03-28. No, cavolo, sono tornato nello stesso posto. Quindi devo andare sul TR 2022 e poi 2022 03. No, non l'ho salvata questa, quindi questo lo devo salvare. Scusatemi, qua non mi devo perdere tra tutto quanto. Quindi questo è, devo andare su TR 2020-21. E poi come, e poi 21-22, poi 22-22-03. Questa e non questa, ma questa sono non linear functions. Bene, allora questo adesso possiamo invece smettere di condividere questa e condividiamo invece un terminale che è questo qua. Ok, quindi condivido questo terminale. Questo mi pare, no? Sì. Ok, lo vedete? Sì, si vede. Ok, facciamo aprire il terminale. Ok, allora io non, ovviamente non uso MATLAB, uso Octave. Allora, Octave, se uno lo fa partire così, questo è un parte un, un interprete. Spero che parta. Ok. E l'interprete sostanzialmente io posso scrivere, Octave è un gestore di matrici e di vettori, appunto ci serve in questo caso perché se io metto una cosa di questo tipo, lui mi fa un vettore che va da 0 a 1 in passi da 0 a 1, ok? Fino a qua... la cosa carina è che se io faccio la stessa cosa, per esempio, e vado da 1 a 2 in passi, ma forse qua ne viene uno in più, sì, infatti ne viene uno in più, facciamo che lo faccio fino a 1.9, ok? Dovrebbero essere uguali. Io poi posso fare A più B
No, scusatemi, perché questi sono matrici, quindi lui deve dire, posso fare A più punto più B, che sarebbe l'operatore membro a membro, che fa la somma membro a membro, no, manco, perché una è più lunga dell'altra, quindi era giusta come l'avevo fatta. Allora, questo è così e questo è così. Adesso qua dovrebbe funzionare, ok. Lui mi fa la somma membro a membro di tutte le di tutti i membri di questi due vettori. Va bene. Adesso qua ci sono due funzioni di MATLAB. Una è poi MATLAB c'ha un help online, Polyval. Ci sono le funzioni Polyval e l'help spiega esattamente che cosa fa la funzione. Polyval, dati certi fattori che stanno nel vettore P, vedete questo, uno gli dà un asse delle X su cui sviluppare questi fattori e lui dà il risultato nella Y. Quindi sostanzialmente Polyval crea la funzione polinomiale che serve, ma se volete, ecco, questo la possiamo fare anche per esteso, anzi possiamo calcolare i fattori con la funzione polyfit, perché credo che sia polyfit quella che faccia i fattori. Allora, polyfit, praticamente uno gli dà i punti delle x, no? Gli dà i punti della y e poi gli dà il grado della funzione. Come vi ho detto, il grado deve essere lasciato libero perché farà dei risultati diversi, ok? Quindi sostanzialmente uno c'ha un set di punti, li calcola con polyfit, poi prende polyval e si fa calcolare la funzione e poi la plotta. Ok, adesso l'andiamo a fare, però lo facciamo dentro un file, anzi lo possiamo fare da qui. Polynomial.m. Ok, lui, vabbè, questa la possiamo buttare tutta. Ok, allora qua dobbiamo prendere una combinazione di x e y, no? Questa la chiamiamo punti, no, che fa così, punti, ok? Allora, i punti li facciamo in x e y, nella maniera più comoda, questo facciamo è successo qualcosa? Sono uscito? No, ci siete tutti? Ok. Sì, ci siamo. Sì, comunque era uscito, doveva essere crashato, quindi la registrazione teoricamente è ripartita. No. Okay. Sì? Io è ripartita. Sì, sì, ora va, ora va. Ok, va bene. Adesso... No, potremmo farlo come un elenco di punti. Allora, per esempio, ditemi dei punti: 0.5 delle x, 0.7, no? Poi 1.3 e meno 2.4. E possiamo prendere completamente a caso i punti, anzi, potremmo proprio farlo così. 6.7, facciamo solo che, diciamo, le x siano crescenti. Fermatemi se ci sono cose che non capite. Cosa sono i valori? Perché non riesco a capire che, allora, 0.5, 0.7 identifica sono che cosa? X0 e Y0. X1 e Y1, X2 e Y2 e così via. Ok?
Adesso poi me li faccio anche stampare, va, facciamone, diciamo facciamone 4, 8.9, 0.001, ok? Una roba presa a caso. E se io scrivo punti, lui mi stampa la, mi stampa i punti. Adesso io devo avere l'x da una parte e l'y dall'altra. Siccome questa matrice qua, adesso ve la faccio vedere, se io adesso scrivo polynomial, mi fa vedere i miei punti, ok? Questa è 5 per e alla meno 1, me la fa vedere in notazione esponenziale, d'accordo? State capendo quello che succede? Questi sono la x e la y che abbiamo scelto. A posto? Ci siete? Sto cercando di capire un attimino. Qui abbiamo preso 0.5, quindi 0.5 per e alla meno 1, poi per 10 alla meno 1, 1.3 alla 0, quindi moltiplicato 1, 6.7, 8.9. Qui ci abbiamo 0.7, meno 2.4, ok? Se io, allora adesso qua, posso cercare di... Cioè sono proprio i punti per cui deve passare la curva. Esattamente. Ok. Io adesso di ciascuno di questi posso estrarre da questo le x e le y. Ok? Quindi la x sarà sostanzialmente punti in cui però lui deve prendere tutte le tutta la prima colonna, aspetta, com'è la cosa? Deve prendere tutte le righe della prima colonna e la y sono tutte le righe della seconda colonna. Ok? Questo è perché è più comodo per me segnarmi x e y, no? Quindi se io lo faccio girare, sto facendo un passo alla volta. Ecco, non gli piace. Il subscript must be either integers or logicals. Oddio, non mi ricordo più come si scrive. Un po'. Punti. Io posso fare 0, 1 di 1, no? No, non gli piace. Oddio santo, non mi ricordo più come si fa. Aspetta, fermiamo un attimo la registrazione perché non ricordarsi come si fa poi la però la cosa. Recording is on. Ok, allora una volta che ho la x e la y, io posso usare polyfit per calcolarmi appunto le A, le B, le C, le D, le E, le F, lo fa lui, quindi è molto semplice, con polyfit. Io gli devo solo passare, se mi ricordo bene, il grado, cioè gli devo passare le X, le Y, da cui deve passare la funzione, e gli devo passare il grado della funzione. Allora, in questo caso, siccome abbiamo 4 punti, la funzione sarà di... Cioè, proviamo a usare il massimo, no? della funzione. E così, quindi qua otterremo una funzione di terzo grado,
vediamo, che ha quattro, che ha quattro, cioè otterremo la funzione y uguale a per x al cubo più b per x al quadrato più c per x più d, ok? Questi i tre parametri sono questi, ok? Quindi i parametri, questo qui sarà a, fermatemi se non capite, questo sarà b, questo sarà c e questo sarà d, ok? Allora qua cominciamo a fare un po' di lavoretti, cioè per esempio plottiamo x, plottiamo x e y. Adesso questo non lo vedrete, ve lo devo far vedere. Aspettate, no, però plottiamolo in questo modo qua, plottiamolo con un asterisco, no, con un asterisco, no, con un asterisco, ok? Ve lo faccio vedere. Non so se li vedete i punti. Sì. Questi sono i punti che abbiamo scelto. Adesso pretendiamo che da qui passi una funzione. E lui mi ha detto, ok, c'è un polinomio con questi fattori qua che passa da qui. Ok? E quindi noi facciamo questo simpatico scherzo. Questo, riprendiamo il nostro file che stavamo editando. E noi non lo vediamo, vediamo ancora il plot. Maestro. Sì, scusa, eccolo. Arrivo. Ok. Quindi queste, fino a qua è tutto chiaro. Lui con la funzione polyfit mi ha calcolato la funzione di grado più alto che può approssimare questi punti. Siccome i punti sono 4, la funzione è di terzo grado. Come avete visto sono 4 fattori, perché c'è anche il fattore costante. Adesso qua faccio la... adesso io qua devo farmi una x fun che sarà una funzione che va facciamo da meno 1 sino a devo arrivare fino a 10 per esempio, con no, arriviamo fino a 9, va? In passi da 0,01, no? E arriviamo fino a 9. Ok. E adesso y fun me lo dà polyval, ok? Con i parametri che ho calcolato, che sono in p, e x fun. Adesso questa funzione qua sostanzialmente è l'equivalente, così si scrivono i commenti, è l'equivalente di y uguale a, cioè o p di 1 per x al cubo, no? Questo possiamo farglielo scrivere in maniera che faccia il codice di Python giusto, e poi p di 2 moltiplicato x al quadrato, no? Più p di 3 moltiplicato x alla prima, praticamente x, più p di 4
perché pi di 4 è moltiplicato in realtà per x alla 0, siccome x alla 0 è 1, è come dire moltiplicato 1, quindi è come dire pi di 4, ok? Questo la funzione Polyval fa esattamente questo, e poi plottiamo il risultato, x fun e y fun. Questa volta lo plottiamo appunto con una riga. Ok, vediamo se funziona. Ok, no, aspettate, facciamo una piccola modifica. Scriviamo anche nella funzione, plottiamo anche x e y come abbiamo fatto con gli asterischi per essere sicuri che passi veramente dai punti che abbiamo detto, no? Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, è magico, magico, la funzione passa da lì. Vedete che questa cosa qua, per esempio, questa cosa qua, per esempio, qui va molto verso l'alto, lo deve fare per poter fare questo tipo di curva qua, no? Quindi potrebbe non soddisfare i vostri requisiti. Allora uno gli dice no, allora devi passare anche da qua, no? Oppure devi passare anche da qua, e quindi la curva pian piano si aggiusta, ma moltiplicando i punti questa roba si complica, ok? La curva fa bizzarrie sempre più matte per riuscire a soddisfare i requisiti. Però questa curva qua soddisfa i requisiti esattamente, ok? Cioè passa proprio da quei punti. Adesso potremmo fare un'altra prova qui. Un attimo, ricondivido lo schermo. Che è quella di fare, per esempio, una curva di grado minore. Proviamo a vedere che succede se riduciamo il grado della curva per... Allora, lui non passerà più esattamente per quei punti, quindi ci facciamo varie polyfit. Ci facciamo il polyfit, questa è, la chiamiamo P3, no? Questa la facciamo YFUN3 e questo lo chiamiamo P3, però lo proviamo a fare pure con P2 e con P1, no? Questa con un polinomio di secondo grado, e poi proviamo a fare pure la funzione lineare che fitta questa roba qua, ok? Quindi ci facciamo tre funzioni, tanto pago io, non c'è problema. E vediamo che cosa succede con le funzioni di secondo grado e lineare, ok? Allora, questa è xfun yfun 3 e questa è terzo grado, lo chiamiamo. Poi xfun yfun 2, no? Che è secondo grado, ed infine xfun yfun 1 che è di primo grado, e vediamo che cosa fa, perché lui cercherà comunque di adattarsi alle funzioni. Vediamo se funziona. Ok,
Allora, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il risultato. Allora, vedete che la funzione di terzo grado passa esattamente, ok? La funzione di secondo grado ci prova, ma fa qualcosa, diciamo, cerca di passare, e la funzione di primo grado ci passa proprio in mezzo, però vedete che si inclina in maniera da passarci veramente in mezzo, ok? Queste cose qua, per esempio, si fanno quando si hanno distribuzioni di dati, si cerca di vedere qual è la funzione di grado minore che fitta meglio all'interno di una collezione di punti. Ok? Bene. Adesso nulla ci vieta, per esempio, di stampare queste cose in maniera che diventino del codice Python, no? E io posso benissimo fare una cosa di questo tipo. Adesso in realtà non c'è nemmeno bisogno di fare un... cioè, noi facciamo, possiamo fare questo. Vabbè, il plot possiamo anche... l'abbiamo visto e lo sappiamo. Lo salverò questo, quindi ce l'avrete. E possiamo dirgli, allora, printf, possiamo fare... un file che è scritto in realtà in Python. Dunque, vediamo se... insomma, scriverlo in Python è relativamente facile. Possiamo prenderci anche tutti e tre i polinomi. E quindi possiamo scrivere tipo poli 3 uguale... vediamo un po' se funziona così. Poli 3 uguale questo possiamo fare 100F, forse funziona pure così, e ci mettiamo P3, poi questo facciamo due volte, poli 2 con P2, poli 1 con P1, vediamo se funziona così o se dobbiamo fare qualcosa di più elaborato. Funziona così, mi dà soltanto il primo fattore. Vabbè, quindi vuol dire che dobbiamo fare qualcosa di un po' più elaborato. Dobbiamo scrivere for n 1 a length di 3, e questo fa dunque no, facciamo che f poli 3 uguale aperta quadra, questa è sintassi Python, ok? Poi faccio il primo valore, è questo con la virgola, magari ci mettiamo anche uno spazio, questo è P3 di N, prendo l'ennesimo coso, e poi facciamo land qui,
Una volta che abbiamo fatto l'end, dobbiamo fare un F per chiudere la parentesi quadra. Backslash n, vediamo se viene bene questo, e dopo bisogna ricopiarlo per tutti e due. Non viene bene perché ho fatto qualche stupidaggine. Ah no, sì, perché le parentesi non sono quadre, quindi faccio confusione. Le parentesi sono tonde, qua. Questo serve solo per avere i fattori scritti in forma pitonica, diciamo. Ok, quindi questi sono i primi fattori, sono messi, adesso basta ricopiare questa roba. Addirittura qui forse potremmo per eleganza fare una funzione, non mi ricordo più come si fa, quindi andiamo prima a ricopiare il tutto molto, molto più contadinescamente. Poli 2, lente di P2 prende P2, e poi altri 5 di questi, possiamo buttare 5 qua, e poli 1 è P1 uno, eccetera. Ok, vedete che il polinomio di terzo grado mi calcola quattro fattori, perché uno al cubo, uno al quadrato, poi quello lineare e poi la costante. Il polinomio di secondo grado mi calcola il quadrato, quello lineare e poi la costante, e polinomio di primo grado, che però deve essere riscritto perché l'ho scritto male, poli 1 qua. Ok, sostanzialmente questo, se lo faccio girare, mi sputa fuori queste tre cose. Queste tre cose in realtà sono perfetto codice Python, spero, se non ho fatto stupidaggini, per cui per esempio noi potremmo mettercelo dentro un file, se io adesso esco fuori dall'interprete, e posso benissimo usare l'interprete in questo modo qua, anzi forse devo scrivere CLI, così usa proprio la command line interface, io uso questo mi sputa fuori questi tre fattori. Ora io posso ridirigere quello che mi sputa fuori dentro un file che chiamo polyfactors.py. Ok? A questo punto questo è un file Python a tutti gli effetti che io posso richiamare da codice Python. Che adesso scrivo un codice plot poly punto py, faccio l'import, allora faccio l'import di matplotlib, che è la funzione che fa i plot, veramente questa è la funzione di Python che fa, e la importo come plt. Dopodiché qua importo come si chiamano, polyfactors, lo importo, lo posso importare come pf, così non mi devo rompere le scatole a scrivere polyfactor tutta la vita, e infine posso importare
NumPy, che è la, che è la libreria che veramente fa, fa le cose dentro. Ok, a questo punto che cos'altro ci serve? Ci serve un asse delle X, quindi quello che noi chiamavamo XFUN, lo chiamiamo XFUN, e possiamo usare una funzione NumPy che si chiama arrange, che mi permette di fare dei range, cioè esattamente quello che ho fatto con Octave, è fatto apposta. Io posso fare che vado da meno 1 a 9, facciamo, in passi da 0.001. Ok, dopodiché adesso la questione è che io qui devo fare una funzione che dipende da quanti sono i fattori, no? Se io per esempio ho soltanto due fattori, per esempio io faccio una funzione fatta così, create, questa la chiamo create y, alla quale do sostanzialmente la dunque cosa mi serve a me qua? Mi serve la x e mi servono i fattori, no? Che stanno dentro polifattori, che sono stati calcolati da Octave. Ok, qui che cosa devo fare? Io devo sapere quanti sono i fattori per poter fare il polinomio giusto, perché il polinomio è semplicemente una somma, no, dei fattori che servono alla funzione, per cui io qua in realtà è la lunghezza dell'array che mi dice quanti sono i fattori, n facts uguale len di fact. Ok, a questo punto io però devo per esempio, se è la lunghezza di n fact meno 1, perché c'è sempre il fattore costante, no? E poi parto con un fattore nf che è parte da n facts, dopodiché faccio la somma, il risultato parto il risultato lo che ci metto, il risultato sarebbe la y, quindi il risultato deve essere un np array che è comunque lungo quanto la x, len di x, oppure x size forse. Mi seguite? Tutto a posto? Sostanzialmente questa funzione qua deve fare questa cosa, y uguale x fact di 0 per x elevato alla n, dove n è questo n facts, più fact
di 1 elevato bla bla bla, no? X di n-1 e così via, più... Okay. Il problema è che questa cosa cambia a seconda di quanto sono i fattori, quindi la dobbiamo fare generica, e la farei generica in questo modo: for f in fact, ok, io farei, la farei così, la farei che result è result più uguale allora f per, che è il fattore corrente, diciamo, per x elevato a nf. Nf si comincia da n fax e poi lo riduciamo di grado ogni volta, quindi a ogni giro facciamo che nf è meno uguale a 1, cioè riduciamo il grado del fattore ogni volta e sommiamo tutta la x, tutta la funzione di quella componente là, cioè sostanzialmente il nostro polinomio è fatto, prima calcola questa parte qua, poi ci somma tutta questa parte qua, poi ci somma tutta e così via, ok? Alla fine dovremmo avere il risultato. Se ho fatto tutto giusto, return result. Ok. A questo punto il risultato, ok, questa è la funzione create y. A questo punto noi potremmo fare che usiamo tutti i fattori che vengono da polyfactors, quindi come si chiamano, qua splittiamo lo schermo, polyfactors, ok, e dunque adesso mi devo ricordare come si plotta, credo che basti fare questo, plt plot, e poi abbiamo xfun e dovremmo farci i risultati yfun 1 yfun no questo è yfun 3 è create y xfun e poli e come abbiamo detto pf.poli 3, no? Poi xfun 2 è pf.poli 2 e l'altro è xfun 1 uguale pf.poli 1. Hello. Bene. A questo punto plottiamo yfun 3, yfun, no, xfun, ah, qua non abbiamo le x e le y, ce le potremmo far dare da MATLAB, naturalmente, yfun 3, yfun 2 e xfun iPhone 1. Adesso, se non ho fatto nessuna stupidaggine, quando io gli dico show, mi fa vedere il plot. Se non ho fatto nessuna stupidaggine, perché non è scontato. Vediamo un po'. Il plot. Cosa c'ho? Non c'ho matplotlib. Si chiama così, no? PLT.
pip install matplotlib. Possibile, lo uso in continuazione, ma ho avuto un po' di problemi di... non ce l'avevo, lo guardo. Ok, matplotlib è un package di plotting, tra l'altro, molto potente, quindi... Ok. Sì, lui c'ha qualche problema, nel senso che non riesce a fare, credo che ho bisogno di fare che tutti siano dei float, quindi, per esempio, questo deve essere un float, credo, e poi cos'altro c'è che deve essere... Che... dunque potrebbe essere che questo deve essere un array di float, è un errore di type float 64, quindi quando io faccio questo gli devo dire che il di type sono dei float 64. No. Vediamo se questo è il problema. Dunque, non broadcastable output operand with shape. Qua c'è un problema di forme della questione, per cui mi devo stampare com'è la shape. Facciamo così, ci stampiamo. Perché dunque, allora io qua mi stampo print la shape di x shape e print la shape di result, dovrebbero essere della stessa shape. Beh, qua il problema è che bisogna allineare le matrici, devono essere della stessa forma, altrimenti non si può. Ecco, infatti una è di forma 10.000 righe e l'altra non c'ha nessuna forma. Allora perché? Ah, ma forse perché devo usare zeros invece di array, np zeros di land x, vediamo un po' se funziona così. Bingo, funziona. Ok, eccola qua, adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, dove sto? Beh, insomma, non è andata troppo male, ci siamo arrivati abbastanza rapidamente. Ecco, questo è il plot fatto da Python. Ecco, vi faccio notare che dentro Python non ho usato una funzione polifit, ho fatto proprio il polinomio vero e proprio, nel senso che quella funzione che ho scritto fa proprio il polinomio, ma come vedete le curve sono sostanzialmente identiche. E quindi, diciamo, questo per dire che tutto funziona in questo modo qua. Naturalmente, appunto, possiamo fare prove con più punti, eccetera, eccetera. Questo adesso, non so se vi siete divertiti a fare una roba del genere, o se vi siete stufati, ma comunque questa è la questione.
ve ne siete andati tutti, per cui suppongo che non ci siete più. No, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ecco, avete ricondivido tutto quello che abbiamo fatto, quindi qua sostanzialmente, qua c'è... allora, qua abbiamo fatto questo codice di Python che produce i fattori per il polinomio e li stampa in standard output, e lo standard output l'abbiamo messo dentro questo file che è diventato un file Python. Il file Python lo importiamo da un altro file che poi svolge il polinomio. Naturalmente questa cosa si può fare anche molto meglio, più carina, fa un oggetto polynomial, l'oggetto potrebbe andare a prendersi, potrebbe creare il codice, da Python si potrebbe creare il codice Octave che mi dà i fattori e me li restituisce, e così io me li metto dentro. Insomma, si può fare in tanti modi, si può partire da Python, si può partire da... E si può partire anche da Python e fare tutto su Python direttamente, però vi devo dire sinceramente che mi ricordo di averci provato e di non esserci riuscito, quindi non è molto... NumPy polynomial fit, per esempio. Adesso vi faccio vedere cosa viene fuori come pagine. Condivido il browser. Ecco. Questa è una funzione di NumPy in cui fa il fit migliore possibile, no? Tra un set di X e un set di Y. X e Y sono degli array, ok? E poi vedete che come appunto, però in tutto questo, questa roba qua, per esempio, noi potremmo cercare la funzione, cos'era? Polyfit. Credo che ci sia la funzione, sì, eccola qua. Polyfit è quasi uguale a poli a polyfit di Octave, e quindi possiamo fare tutto addirittura dentro, vedete, questo fa esattamente quello che abbiamo detto. Loro raccomandano di usare la polynomial fit, che dice è più stabile numericamente. Cosa significa stabile numericamente? Appunto, significa che non esplode come abbiamo visto esplodere le cose, no? Quindi si può usare NumPy direttamente senza passare da MATLAB, senza fare che MATLAB scrive della roba, poi eccetera, eccetera. Si passa direttamente da NumPy e si fa, per esempio, usando polyfit o appunto polynomial.fit. Ecco, questo è un po' la faccenda. Non so, spero di non avervi spaventato. Devo dire che vi spaventate facilmente. Capisco.
questo diciamo, questo vi può servire per veramente fare funzioni che passano da qualsiasi punto, le modellate come volete, e può essere molto utile dal punto di vista, appunto, per fare, per scrivere musica, nel senso che poi appunto queste funzioni possono essere usate per passare da certi punti, e quindi potete fare contrappunti di punti e così via. Avete delle domande in merito? No, beh, per quanto mi riguarda, no, è veramente malleabile tutta sta roba. Dove riesci a capire quanto riuscirò poi in realtà a metterla in pratica, applicarla e poterlo gestire. Però sì, effettivamente, con poche linee di codice è possibile creare... Questa è roba che matematicamente è molto... Sì, devo dire che questa è roba che è abbastanza complessa e sofisticata matematicamente, cioè no, più che complessa, come avete visto, non c'è nulla di magico, di particolarmente magico, ma il problema è che queste funzioni polinomiali insomma c'hanno un sacco di idiosincrasie loro, cioè bisogna in qualche modo conoscerla. Però, per esempio, ecco, giusto perché hai citato le maschere di tendenza, se per esempio uno, perché noi fino adesso abbiamo fatto maschere di tendenza più o meno lineari, cioè delle cose abbastanza semplici, ma mettiamo conto che uno voglia fare una maschera di tendenza che, per esempio, che ne so, simuli una nuvola, no? Per cui uno disegna una nuvola e dice, beh, questa è la mia maschera di tendenza, oppure quindi disegniamo una nuvola stupidamente. Vabbè, questa è anche troppo complicata. Però come fa a fare una cosa del genere? Beh, questa intanto la può dividere in due funzioni, no? Questa sono una funzione sopra e una funzione sotto, no? Quindi uno prende questo e dice, ok, la divido così, no? E dopodiché prende, allora, questa parte sopra è la funzione 1, no? Questa è la F1 e questa è la F2. Ecco, qua non può essere, perché se questo è il tempo, questa non può tornare indietro nel tempo, ma insomma ci siamo capiti. Non avete delle costrizioni da questo punto di vista, se questo è il tempo. Il punto è che a questo punto che cosa fate su una cosa del genere? Beh, dite, vabbè, io piglio dei punti sopra e dei punti sotto, io li devo capire bene come prenderli, perché per esempio devo fare delle cose di questo tipo, però vedete che se ne prendo troppi potrebbe essere che la funzione mi esplode, devo stare attento, no? Però posso prenderli tutti e comunque poi usare una funzione di grado minore che semplicemente li approssima, non è che ci arriva proprio, ecco, naturalmente sì, ci vanno il punto iniziale, il punto finale, e poi dopo appunto uno campiona, diciamo,
tutti i punti, no? Potrebbe fare una cosa isotonica, in cui, cioè prendo i punti così, no? Dopodiché questi li butto dentro dei polinomi e cerco di approssimare il più possibile, ma vedrete che se cercate di approssimare al massimo, questa roba esplode perché comincia ad andare in giro come fa la funzione che avete appena visto con pochi punti. Più punti prendete e più quello che si chiama la stabilità della funzione è messa in crisi. Però naturalmente poi avendo una cosa del genere, per esempio voi potete fare un random, no, che è diciamo, per esempio il range in questo punto qua, no, è questo, ok? Poi il range in questo punto qua è questo qua, è tra i due punti della funzione, ok? E il polinomio ve li sviluppa per qualsiasi punto vogliate prendere. Quindi tipicamente, appunto, se per esempio mettiamo conto che qua questa è la frequenza, no? Questa è la frequenza e questo è il tempo, voi sviluppate oggetti che stanno dentro qua, ok? Si potrebbe, potremmo dire che in una situazione del genere, secondo me, non si percepisce un granché la maschera di tendenza, non è poi così diversa da questa. Oh. Da una roba di questo tipo. Cioè, vi sfido. Possiamo fare dei campionati di ascolto di maschere di tendenza e dire, vabbè, ma se io l'approssimo così, cioè con un poligono, no? Che male faccio? Cioè, riesci a sentire che è diversa? Non lo so, forse sì, forse no. Dipende molto da che tipo di... no? Per cui anche la decisione di usare delle collezioni di segmenti piuttosto che delle curve è un'altra, cioè è un'altra scelta che dovete fare. In certi casi può essere opportuno usare delle curve, in altri casi ci sono anche altre possibilità. Invece di fare segmenti, per esempio, questi segmenti potrebbero essere esponenziali o logaritmici, per cui fare delle cose di questo tipo. Adesso questa la facciamo di un colore diverso. No, a parità di questo si potrebbe... No, aspetta, non così. Questa potrebbe essere così. No? E così. Cioè, le cose si possono fare in tanti modi, uno deve scegliere... Ma sì, ad esempio, già mi viene in mente che nel caso mio, senza creare curve polinomiche particolarmente complesse, magari posso partire esponenziale e poi dopo ritorno lineare e faccio come se fossero due segmenti separati. A questo punto ho quel rallentamento che serviva. Ecco, questa cosa qua è sicuramente una cosa, è un'opzione che voi avete. Potete fare, perché i matematici odiano questo tipo di cose qua perché sono dei trucchi, però a noi che ce ne importa, mica dobbiamo far piacere ai matematici, noi dobbiamo fare piacere a chi ci ascolta, quindi non ce ne importa niente. L'altra cosa che per esempio è piuttosto usata dentro C-Sound è la combinazione di spline cubiche, cioè praticamente non c'è bisogno di andare a funzioni di grado elevato, ma se uno ha una collezione di punti, l'altro modo di vedere la cosa è di dire, vabbè, io mi piglio i punti come voglio, qua
lo piglio qua, 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 no? E poi faccio questa praticamente, in questo caso qua, sono due spline cubiche che vanno a, come si dice, a 3 a 3, prendono i punti a 3 a 3, quindi c'è una prima spline che è questa, facciamola così, che è questa, ok? E poi c'è una seconda spline che è questa, anzi facciamola di un colore diverso, la seconda spline facciamo con questo colore qua, che manco si vede, ok? E la cosa importante è che in questo punto qua si congiungano bene, questo è importante perché abbiamo detto che non vogliamo discontinuità. Cos'è successo? Siete? Sì, sì, momentaneamente è saltato tutto, ma è ripartito in automatico. Ok, quindi avete capito, queste sono, io combino insieme due spline e la cosa importante è che nel punto dove che è cerchiato ci siano gli stessi valori, nel senso che non ci siano discontinuità, no? Questo, cioè, c'è una gen di C-Sound che le fa in automatico, ma voi vi potete benissimo fare le funzioni anche usando NumPy in Python che fanno queste spline e ve le combinano insieme, ok? Ci sono altre domande? Ok, forse possiamo fermare la registrazione qua. Nel frattempo io voglio sapere come procedono i vostri lavori, perché qui parliamo di queste simpatiche cose, ma...